Sanremo. Porzione di Spagna nel Festival di Sanremo di quest'anno che si accompagna, sì, se vogliamo così dire, a una porzione di Napoli, insomma c'è una porzione di mondo incredibile racchiusa in questa coppia straordinaria, Anna Mena in gara chiaramente al Festival e Rocco Ante che ha scritto per lei la canzone. Benvenuti! Grazie, ciao! C'è un po' di Campania, direi. C'è un po' di Campania, un po' di Salerno, un po' di Malaga, un po' di Andalusia, c'è un po' di connessione. Un po' di tutto. Il testo non l'ho scritto da solo, l'ha scritto anche Federica Abate e Zef, e della quale sono felicissimo perché abbiamo fatto insieme cose bellissime, ed è nata anche questa 200.000 ore, la canzone che Ana ha portato sul palco di Sanremo. Sono molto onorato del fatto che mi abbia anche invitato questa sera nella serata del cover, no? Quindi c'è anche questa bella responsabilità, quella di ritornare sul palco dell'Ariston. Grazie a te. E questa sera abbiamo una missione importante, quella di divertirci prima di tutto, però poi di spaccare perché dobbiamo ribaltare la classifica. Oh, mi piace questo piglio bello deciso. Vorrei chiedere ad Ana, la prima volta che ha ascoltato la canzone, quali sono state le sensazioni? La prima volta che ho ascoltato la canzone mi ha colpito. Mi ricordo eravamo a Verona, vero? Tu me l'hai fatto sentire? E mi ha innamorato dal primo ascolto. Cioè immediatamente ho detto voglio portarla a Sanremo o farla uscire in un momento importante della mia vita, perché ho davvero tanta fiducia su questa canzone. Penso che è una canzone che ti entra in testa, che è una canzone per le persone, per la gente, molto popolare, no? E quello mi fa impazzire. E tu già fai una cosa e lo hai fatto con musica leggerissima, se ho capito bene anche con questo brano, cioè quello di prendere canzoni italiane e proporle in spagnolo, che credo sia un lavoro molto difficile, giusto? L'abbiamo fatto con musica leggerissima, è stata una bella storia. E sta funzionando molto, molto bene in Spagna, e anche sì, 200.000 ore è già fatta in spagnolo, sì. Penso uscirà il prossimo mese, non sappiamo ancora quando, dobbiamo filmare il video, però sì. L'ho saputo adesso, mi fa piacere. Dai, bugia, lo sai. Come si chiama in spagnolo? Quando la noce arriva. Ok, quindi è leggermente stravolto, comunque mi confermi che non è facile come dinamica, cioè quella di cambiare la lingua? Far giustizia ai testi non è mai facile. E la cosa bella è che sono due lingue, si dice lingue così simili, che si possono anche lasciare parole in italiano che a noi spagnoli loro ci piace sì, tantissimo. Loro amano tanto quando noi siamo noi stessi. Esatto. Infatti quando sono stato lì in Spagna proprio mi chiedevano di parlare italiano, gli piace tanto la pronuncia italiana, poi comunque c'è una tradizione forte di cantanti italiani che sono diventati famosi in Spagna, non famosi di più, delle star, e quindi diciamo è bello continuare anche questo rapporto. Questo legame. Sì, sì. Vorrei chiedere a Rocco, visto che ti sfrutto, tu questo palco lo conosci molto bene. Prima che Ana si esibisse, andiamo quindi un attimo indietro, prima della prima esibizione, le hai dato dei consigli particolari? Beh sì, sicuramente abbiamo fatto le prove insieme e le ho detto, ma già da prima, che Ana avesse deciso di partecipare a Sanremo, le ho detto guarda che è un palco molto, molto duro. Perché è un palco che ti fa emozionare, è un palco che ti espone a tante cose belle e brutte, perché poi Sanremo lo guardano tutti e bene o male l'importante è che se ne parli, no? È il detto di Sanremo, e quindi un artista che va lì deve essere pronto ad essere anche forte, no? Davanti a sviluppare una corazza a volte, e quando lo fai la prima volta Sanremo non capisci realmente, sei anche un po' incosciente di quello che è. E infatti sono qui adesso con lei questa sera perché voglio portare quello che il palco mi ha dato, però in una nuova veste, in questo duetto, e cercare di spaccare. Io mi sto tenendo la domanda su questa sera in fondo, questo lo anticipo, perché cercherò di scucire qualcosa in più. Ana, sei scaramantica? Hai dei riti che hai portato con te, degli oggetti particolari? No. Che ti danno sicurezza? No, non troppo in realtà, non troppo, per niente direi.
niente scaramantica, no, sono molto, sempre cerco di andare con la mente libera e di non fissarmi con delle cose, con certe cose, no, vado sempre con la voglia di divertirmi, di andare, di essere spontanea, di essere naturale e di cantare come mi piace, no? Era come te l'aspettavi, adesso che possiamo già guardare indietro alle prime due esibizioni? Cosa? Scusa? Era come te l'aspettavi? Sì, molto, molto speciale, molto speciale. Direi che è un palco, come ha detto Rocco prima, molto speciale. Si respira un ambiente molto bello di condivisione della musica, di rispetto agli artisti, e ogni giorno si aggiunge qualcosa in più, no? Quindi sempre sei presa a fare delle cose. È bello, è molto bello. Direi che sono molto contenta di vivere questa esperienza. Ok, siamo arrivati alla domanda. Vi ho scaldati un attimo perché vogliamo saperne di più su questa sera, perché le informazioni non sono tante, cioè sappiamo chiaramente che ci sarà Rocco con te, ma quando si dice medley si dice tutto e niente. Che cosa ci potete raccontare? Si può dire Bea o non si può dire? No, ok, l'ho chiesto all'ufficio stampa per non fare, perché io sono sempre quello che dice le cose che poi non deve dire e mi prendo le cazziate dopo che finisco le interviste. Si può dire, dai. Vado io? Dai, sì. No, allora, abbiamo scelto di fare un medley di canzoni classiche, storiche, italiane. Quindi Ana ha scelto, perché questa è stata una scelta di Ana, di cantare Il Mondo, e che è una canzone molto iconica di Jimmy Fontana, quindi comunque è una canzone che ha fatto la storia. Poi abbiamo deciso di fare anche un pezzetto di Figli delle Stelle, che è una canzone molto eregica, cioè un bel groove, un bel funkettone, come dico io sotto, uh-huh, e sicuramente farà divertire la platea. E poi chiudiamo con una canzone che forse è il punto di incontro, se vogliamo definirlo così, tra me e Ana, tra i nostri mondi, che è appunto Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. L'ho detto bene la pronuncia? Perfetto, okay. Sei bravissimo. Che è la canzone appunto che unisce Italia e Spagna, forse, perché Julio... Totalmente. Si può dire che ha fatto quello che sta facendo Ana, anche lui, no? Ha cantato in anche, parlo di lingua. Italiano, esatto. In francese, in tutto. E quindi niente, portiamo questa canzone, che poi è una anche delle preferite dei nostri genitori, quindi... Un omaggio anche a loro, no? Assolutamente. Grazie mille per questo regalo, eh. Sapevo che scaldandovi un attimo magari sarebbe uscito fuori un'informazione davvero preziosa, così andremo belli dritti e concentrati nel goderci questa esibizione. Vi chiedo l'ultimissima cosa, che è più una curiosità che altro. Immagino, Ana, che Rocco sia uno di quelli che ti sta aiutando e ti ha aiutato a imparare la lingua italiana. Tantissimo, sì, anzi non solo mi insegna l'italiano, mi insegna anche il napoletano. Questo volevo sapere, arriviamo qui, attenzione, perché mi viene da dire, tu Ana chiaramente avrai insegnato qualcosa di più a Rocco. Non lo so se di più, però la lingua... Di lingua intendo. Qualcosa quindi, di lingua sì, però devo dire che lui è stato bravissimo, cioè lui ha imparato lo spagnolo in 2 giorni, davvero è stato così letteralmente. E a me mi sono anche in sorpresa. Pure io, guarda. Cioè, 2 giorni, veramente bravo. Allora, adesso, dovete però andare dritti senza pensarci troppo. Vorrei un modo di dire, una frase, una parola da parte di Ana in napoletano e una frase, vorrei dire una parola da Rocco in spagnolo. Io spero di dirla bene, però una frase che mi ha sorpreso, bella, proprio per augurare ogni bene alle persone: todo lo que desea, mas. Bellissimo, non significa, no scherzo, tutto ciò che desideri di più. Ah, ok. Cioè, okay. L'hai detto bene, sì. Okay. L'hai detto bene. Lo so parlare anche meglio di lei. Totalmente. Cosa dico io in napoletano, Rocco? Il buffettone. Se non voti Ana Mena questa sera, ti chiamano? Buffettone, non scherziamo, ragazzi. Però è che si dice dello stesso modo, anche in Spagna si dice così. Ci sono molte parole, diciamo, della lingua napoletana che uguali. Sono uguali praticamente, perché sai che, diciamo, in Campania, a Napoli c'è stata la dominazione
dei Borboni, e quindi di conseguenza ci sono state tanti detti, tante usanze che poi sono rimaste nel tempo del dialetto e della lingua spagnola, tra cui un buffettone, a correa, che sarebbe la cintura, e tante parole si dicono allo stesso modo. E quindi su questa cosa abbiamo giocato, perché le nostre madri, almeno su una cosa, avevano una cosa in comune, no? Se non facevamo i bravi, ci davano il buffettone. Grazie mille per averci regalato anche questa curiosità, vi aspettiamo con un brano anche per ballare tutta estate. Grazie a voi ragazzi. Ciao Anna, ciao Rocco. Grazie, ciao, buona serata.